Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente dal mio compagno di avventura Stefano Nava, pronti a commentare una sfida ricca di spunti di interesse. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Anche se è un'amichevole, è difficile non dare il 110%, e penso che sarà così anche per loro oggi. Pallone invitante, palla in mezzo a cercare Ken. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. Da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante, conclusione che meritava miglior sorte. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Oakley Boots. Posizione ideale. Palla interessante. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Esultano i tifosi, quasi come un gol. Sanno che non sarà facile oggi. Palla rubata in una zona pericolosa. Vediamo cosa fa ora. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Già segno 99 volte, aspetta il gol atteso, il numero 100. Piera ha gonfiato la... È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Palacios. Controllano molto bene il possesso del pallone. Guadagna metri l'Ardi Athletic. Vediamo cosa inventa ora. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Grande recupero. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita fuori una conclusione, solo leggermente imprecisa. Torregrossa. Gran palla in mezzo. Trova Ken con un buon pallone lungo. Palla in rete. È arrivato il 100° gol con la maglia di questo club. Si conferma uno dei marcatori più prolifici della storia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pallone generosamente riconsegnato agli avversari dell'Ard Athletic. Occasione d'oro. Se l'è divorata qui, poteva essere il gol del doppio vantaggio. Non si dà pace, sa di averla combinata grossa. Capita di sbagliare. C'è un'ottima rete di passaggio. Giocata interessante per il compagno. Può far male da lì. Recupera il pallone con un intervento decisivo. Ken. Guadagna metri. Se l'è bevuto. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ernesto Torregrossa. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Mette in movimento Ken. C'è campo per lui. L'azione non è ancora finita. Ed è rete! Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. È stato quindi un gioco da ragazzi metterla alle spalle del portiere, sfruttando la situazione di 2-1. Brutto errore dell'Ardi Athletic che perde palla.
può correre lungo la fascia. Occhio alla palla gol. E con questa sono tre le reti personali per lui. Prestazione da applausi. Ah, semplicemente incontenibile. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Buon possesso di palla. Efficace fin qui i passaggi. Buona la chiusura. Kane. Ottima visione di gioco qui. Palla che filtra benissimo. Prova a piazzare. E il pallone entra. Eccolo il replay del gol. C'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Hanno poi finalizzato alla perfezione questo 2-1. Niente da fare per il portiere. È una gara a senso unico questa ormai. Palacios. Brutto l'errore dell'arbitro qui in possesso. Scambia col compagno. Sicuro l'intervento del portiere. A metri per avanzare. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. D'Alessandro. Riescono a recuperare il possesso. Occhio al pallone filtrante. Lottano per il possesso palla. Torregrossa. Okafor. Condizione interessante. C'è spazio per lui. Uno splendido raso terra che finisce in rete, nulla da fare per gli avversari. Questo è un gol che merita di essere rivisto, da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Si chiude qui il primo tempo, 6-0, un risultato pesantissimo. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Okafor. Pallone troppo prevedibile questo. Ha saltato l'avversario con un numero. Numero veramente di alta classe. Occasione della bandierina. Occhio al tiro della bandierina. Pallone spazzato via bene dalla difesa. D'Alessandro. Possesso regalato qui. Guadagna metri l'Ardi Athletic. Kane. Occhio alla ripartenza. Ottima occasione. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ha poi messo alle spalle del portiere con un delizioso cucchiaio da pochi metri. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Brutto errore dell'Ardi Athletic che perde palla. Tocco verticale interessante. Ottimo pallone filtrante. E c'è il gol! Palla in rete!
Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la posta e non ha fallito. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Okafor. È stato ritrovato un cellulare. Pallone interessante. Perdono palla banalmente. Può rivolgersi al posto di polizia dello stadio. Recupera palla con un contrasto deciso, va corretto. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Perdono nuovamente palla. Lo vede. Avanza verso la porta. Può far male da lì. Ottimo intervento, ma non è ancora finita. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Si aprono spazi invitanti. Apprezzabile questo pallone. Buona rimboccata per Ken. Cross invitante ma nessuno si è inserito. Pericolo. Non trattiene? Occhio alla possibilità. Tocca ma non blocca. Palla ancora in mezzo. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa. Il merito è tutto degli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Pallone generosamente riconsegnato agli avversari. Con questa palla e punta alla porta. Ottima posizione. Ed entra in rete. Gol! È scattato sul filo del fuorigioco, sul bel pallone filtrante del compagno. Come conferma questo replay? Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Torregrossa. Buona qui la lettura del difensore. Brutto l'errore dell'Hartley qui in possesso. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Possibilità di contropiede, attenzione. Si libera bene qui. Tiene palla a caccia dello spazio. Era un'ottima occasione in contropiede. Palacios. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Suggerimento interessante. L'anticipo del portiere, decisivo qui. Brutto errore dell'Hard Athletic che perde palla. Partita che ha visto dominare una sola squadra, difficile possa cambiare nel finale. Guadagna metri l'Hard Athletic. È in buona posizione. Viene invitato a calciare. Non può sbagliare da lì. Stanno perdendo, ma questo non sta impedendo a loro di lottare fino alla fine, come dimostra questo gol. Match fin qui a senso unico, si attende solo il fischio dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. Hanno segnato, ma difficilmente potranno riaprire la gara, Stefano. Hanno approfittato di un calo di concentrazione degli avversari, che evidentemente devono sentirsi già la vittoria in pugno. Avanza col pallone tra i piedi. Bravo qui a smarcarsi. Può colpire da lì. Grande parata, che riflesso. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Palla in area di rigore.
Tutto facile qui per il portiere. Okafor. Game over, ed è un bel colpo per gli ospiti, 3 punti fuori casa per loro. È un successo questo che non ammette repliche. Torre. Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Un saluto a tutti da Pierluigi Pardo e Stefano Nava per quella che si preannuncia la partita tutta da seguire. Ti aspetto un match spettacolare, Stefano. Siamo pronti per assistere a un'altra partita che si preannuncia tutta da vivere fino al 90esimo. E speriamo che lo spettacolo. Salta il difensore. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Guendouzi. Ecco Forsberg. Altro pallone per Iago Aspas. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Di testa concede il fallo laterale. Gabriel. Il tocco per De Jong. Iago Aspas. Prova a andare. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Iago Aspas. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Pericolo. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene.
non si è lasciato battere da questa conclusione. Pallone riconquistato agli avversari. Match che si preannuncia decisamente complicato per le difese, chiamate a non perdere di vista questi due attaccanti che saranno quasi sicuramente grandi protagonisti. Può andare in porta. Gol solo sfiorato, ma che occasione, Stefano. Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. Isaac. E il pallone se ne va via. Iago Aspas. Cross sul palo lungo. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Mette palla in profondità per il compagno. Iago Aspas. Sicuro l'intervento del portiere. Li porta via bene il pallone. Prova, in porta. C'è l'intervento del portiere che evita il gol, parata splendida e arrivano gli applausi. Giusto sottolineare questo gesto, troppo spesso si sottovaluta la figura del portiere. La squadra avversaria riconquista il pallone. Regalano palla agli avversari. Isaac. Ecco il tiro. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Guendouzi. Forsberg. Ecco Forsberg. Servito Forsberg. Isaac. Ottima visione di gioco qui. Grande pallone verticale. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a te... Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto da Piero Gepardo e Stefano Nava, di nuovo insieme per raccontarvi quella che si preannuncia una splendida partita. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Partita che avrà forse poco da dire sotto il profilo del risultato, anche se io non ho mai sentito... L'uscita del portiere che salva tutto. Golovin. Occhio a Mbappé. Il lancio profondo di Icardi. Può metterla da lì. Può metterla da lì. Intervento fondamentale in area di rigore. Jordi Alba.
Palla per Carrasco. Carrasco. Iago Aspas. Contrasto riuscito, palla che rotola via. La prestazione degli attacchi sarà una delle chiavi di questa sfida. E ovviamente c'è... Possono passare in vantaggio. E il portiere recupera il pallone. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Jordi Alba. Gran palla in mezzo. Può metterla da lì. Ha provato con lo scavetto qui, pallone alto di poco. Palla che non è scesa abbastanza per infilarsi alle spalle del portiere. Da apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Kalou. Mbappé. Palla per Icardi. E c'è subito dunque calcio di punizione. Sceglie il tocco corto. Golovin. È in zona cross. Kurzawa. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Appoggia su Florenzi. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, ma era fuori gioco. Sergio Canales. Iago Aspas. Salta il difensore. Respinta col corpo. Situazione complicata per la difesa. Dice di no. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. La regia ci ripropone il replay del gol. Che opportunismo qui, Questo sveglio lesto ad avventarsi sulla prima conclusione respinta dal portiere a scaraventare in gol. Beh, da rivedere l'atteggiamento della difesa. Bambola. Mbappé. Brutto passaggio e pallone regalato. Repetimos. Víctor Flores. Lucas Vázquez. Le espera en recepción. Perde palla. Ha spazio per andare. Ed ecco il gol. Azione perfetta, pressing da manuale. Palla recuperata e tanti saluti al portiere. Sono scatenati adesso. Hanno preso le misure agli avversari, Pierluigi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Golovin. Principe de las bateas. Iago Aspas. Icardi. Vediamo cosa inventa ora. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E il pallone finisce dentro. E questo è un gol straordinario. Applausi, applausi, applausi. Il punteggio adesso è di 2-1. Recuperano palla in mezzo al campo. Mbappé cerca di bucare per il compagno. Ottimo pallone filtrante. E c'è il gol incredibile. Uno dopo l'altro hanno trovato il pari. 2-2, bella partita, parità assoluta. Buona l'idea qui. C'è profumo di gol nell'aria. Gol solo sfiorato, ma che occasione, Stefano. Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. Il tocco per De Jong. Isaac. Possono passare in vantaggio. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. 3-2, partita molto spettacolare. Golovin. Suggerimento per Mbappé. Pallone che torna in possesso degli avversari. Isaac. Hanno metri a disposizione.